Stasera voglio introdurre un soggetto, un tema, parleremo sulla conoscere, sul capire, sul muoversi nella volontà di Dio per la nostra vita. Amen, noi non siamo nati per caso e rinati per caso. Io mercoledì all'incontro con la leadership ho fatto una domanda: quanti di voi volevate nascere al tempo di Gesù? La voglio di nuovo rifare stasera a voi. Quanti di voi volevate nascere al tempo di Gesù? Per alzate di mano. Tutti sbagliati. <ride> Amen. Perché se Dio ha voluto che tu nasciassi adesso è perché Lui adesso, in questo tempo, ha un proposito meraviglioso per la tua vita. E tu hai bisogno di poterlo realizzare. Amen. Poterlo vivere. Dillo, io sono nato adesso. Non semplicemente per il volere dei miei genitori, ma per volontà di Dio. Perché Dio ha voluto che la mia nascita accadesse in questo tempo, in questa epoca, perché Lui ha un proposito preparato per la mia vita. Amen. E non è legato semplicemente a venire la domenica in chiesa e tutto finisce lì. Anzi, in chiesa è un momento di ricarica è un momento dove noi ci incontriamo come famiglia e Dio ci parla, la sua parola amministra la nostra vita ma poi c'è il lunedì, poi c'è il martedì, poi c'è il mercoledì poi c'è il giovedì, poi c'è il venerdì, poi c'è il sabato e poi ci sta il mese e poi ci sono gli anni, amen per compiere quella che è l'opera che Dio ci ha affidato nella nostra vita Dio non mi voglio tirare indietro io voglio realizzare il suo piano, il suo proposito per la mia vita. Quindi stasera vi parlerò riguardante la volontà di Dio. Perché abbiamo bisogno di una parola profetica? Sapete, ogni inizio di anno ne rilasciamo una parola profetica, una parola rema. Per quale motivo? Perché viene rilasciata questa parola? Per due motivi fondamentali. Il primo è perché devi conoscere quello che Dio vuole fare. Amen. Perché se tu non sai quello che Dio vuole fare, non lo puoi fare, giusto? Cioè, quali sono le tue intenzioni? Cosa vuoi fare tu in, in questo nuovo anno? Quindi la parola profetica viene rilasciata per questo motivo e per questo obiettivo. E poi l'altra cosa, oltre che conoscere, è prepararsi per compiere quello che Dio vuole fare. Dillo, io eh, voglio conoscere quello che Dio vuole fare. E mi voglio preparare per quello che Dio vuole fare. Io nel ritiro spirituale ho rilasciato la parola profetica di quest'anno e Dio ci ha dato delle indicazioni al riguardo. La restaurazione del sacerdozio nelle nostre vite. Amen in vista di quello, il, di quello che è il regno di Dio noi siamo stati fatti sacerdoti e re per il nostro Dio come è scritto nel libro dell'Apocalisse sapete non è, è limitato soltanto a una, a una classe di persone o a una tribù come successe per Israele ma tutta la chiesa, Dio ha una chiesa di sacerdoti e re Amen. Tu devi comprendere e vivere soprattutto dopo che lo sai, afferrare e muoverti nel tuo sacerdozio, quello che Dio vuole che tu faccia in vista del regno di Dio. Quindi il sacerdozio in vista di quello che naturalmente riguarda il regno di Dio. Gli abbiamo detto una cosa per le donne. Quante donne ci sono qui? Alzate le vostre mani. Fatevi sentire pure un poco. Dio ha un nuovo ciclo per la vostra vita, sorelle. Amen. Voi sapete che significa avere il ciclo. Amen. Dio ha un nuovo ciclo. In altri termini, Dio sta portando nuova vita. Ogni volta che avviene un nuovo ciclo significa possibilità di mettere al mondo nuova vita. Dio in quest'anno ti sta portando nuova vita. Quanti uomini ci sono qui? Alleluia, alzate le mani, fatevi sentire. Amen. Dio ti vuole insegnare la parola che abbiamo ricevuto per come poter entrare in quello che lui ha preparato per te. Amen. Dillo, Dio vuole insegnarmi nel 2019 come non perdere niente di quello che lui ha preparato per la mia vita. Quindi questa è la parola che viene rilasciata, la parola profetica. Quindi tu devi essere preparato, devi essere insegnato, perché non devi perdere niente. Dillo, non devo perdere niente. E la prima cosa che noi dobbiamo realizzare, sapete che cos'è, è decidere di fare la volontà di Dio. Abbiamo detto perché viene rilasciata la parola profetica, per due obiettivi, per conoscere quello che Dio sta dicendo, per prepararsi per quello che Dio vuole fare. Amen. E poi un'altra cosa molto importante, il mondo non si sta preparando per il ritorno di Gesù, perché non sa che Gesù sta tornando. Ci sei? Ricordatevi la parola che abbiamo ricevuto a inizio anno. Qual è stata? Quella scritta nell'epistola di Pietro, come a giorni di Noè. Pietro parla dei giorni di Noè, Pietro parla di Sodome e Gomorra, dice come successe, non si avvidero della loro malvagità, così avverrà prima della venuta del figliuolo dell'uomo. Dio ci sta dando possibilità di avvederci, ravvederci e di cambiare. Quando sono stati gli angeli a Sodoma e Gomorra, sapete dopo 24 ore è successa la distruzione, ma loro sono stati lì per avvertirli. Ma cosa hanno fatto Sodoma e Gomorra? Loro non si sono interessati. Loro non si sono avveduti ravveduti dei loro peccati. Loro hanno continuato a perseverare nel loro peccato. Questo rappresenta il mondo. Il mondo non si sta preparando perché il mondo non sa che Gesù deve ritornare e sta ritornando. Ma noi ci dobbiamo preparare. Sia personalmente e dobbiamo fare in modo che anche altri vengano preparati per il ritorno di Gesù. La Bibbia dice ad un certo punto Gesù disse in una parabola Costringili ad entrare, costringili. Sapete, non si può costringere nessuno, è vero? Però vi immaginate l'amore di Dio. Io in quelle parole vedo l'amore di Dio, perché Dio non vuole che la gente si perda. Dio non ha creato l'inferno per gli uomini. Ma Dio ha detto costringili a questo punto, costringili, costringili, predica a tempo e fuori di tempo, con ogni perseveranza, condividi la parola con il, con il sole, con la pioggia, con la neve, in qualsiasi temperatura, condividi la parola, parla e dichiara la parola di Dio, sempre, costringili ad entrare. Amen. Dillo, questo è quello che io voglio fare. Strappare tante persone dalle tenebre, perché il fine della fede è che noi crediamo in Cristo e la salvezza delle anime, amen. Quindi, il modello che troviamo nella Bibbia sulla preghiera che ha risposte, qual è? Il modello che troviamo è quando le nostre preghiere sono in accordo alla volontà di Dio. Tutte le nostre preghiere, fatte in accordo alla volontà di Dio, hanno risposte nella nostra vita. Quindi cos'è la volontà di Dio? La volontà di Dio è la mente di Dio che ti permette o che permette all'uomo di conoscerlo nell'ora. Amen. La fede è ora. Così Dio è ora. L'Io sono è al presente. Amen. Non ha un inizio, non ha una fine. È l'Io sono, il Verbo Infinito. Quando tu conosci la volontà di Dio, stai conoscendo la mente di Dio nell'ora, quello che Dio sta dicendo e vuole fare oggi. Amen. Quindi ci poniamo alcune domande. Come, cosa pensa Dio in questa situazione che io sto vivendo? Qual è la sua volontà in questo conflitto che io sto passando? Sapete, a volte ci poniamo delle domande ed è giusto farci delle domande. Però voglio dirvi una cosa, ad ogni domanda Dio ha una risposta. Quando noi lo cerchiamo Dio ci fa sapere qual è la risposta che Lui ha ad ogni nostra domanda. Amen. Quindi qual è la sua volontà in questo conflitto o in questa sfida di fede che c'è davanti a me, che sto affrontando? Ora nella mia vita, cari... Ho sempre cercato di compiere la volontà di Dio. Ho voluto sempre sottomettere la mia volontà alla sua volontà. E sapete, giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, non è stato sempre facile, ma è stata la via di Dio ed è la via di Dio. Non i tuoi pensieri, non la tua volontà, ma la, tua, la sua volontà sia fatta. Quindi anche se sono stato giudicato e criticato per aver deciso di fare la volontà di Dio, non mi è interessato e non mi interessa niente. Io continuerò a fare quello che Dio mi dice di fare. Amen. Tanti mi vorrebbero dire quello che devo predicare, quello che devo insegnare, su quale direzione devo andare. Tu puoi fare una cosa per il tuo pastore, pregare Dio. Perché io non sto capiccicato con papà. Se quello che tu pensi sia la volontà di Dio, perché ogni testa è tribunale a Napoli, no? Si mette 100 persone insieme, ognuna pensa diversamente, e ognuno di loro ha ragione su quello che si deve fare e vanno a mettere insieme 100 capi. È vero? E quindi tu vuoi pregare, se tu pensi che quello è quello che Dio ti sta dicendo e ci sta dicendo, ricordati che noi abbiamo un Dio onnipotente. Puoi pregare Lui, e lui, se è la sua volontà, io non sto che appiccicato. Quindi te l'assicuro. Non ha fatto questione, non sto litigato, non è che non mi parlo, lui mi parla. Quindi sì, ma dariggo cosa diglielo tu a lui e lui me lo dice a me. Amen. Ma quello che noi dobbiamo fare è questo, conoscere la volontà di Dio. Dio in quello che naturalmente è stata la sua volontà, malgrado le critiche che sono venute fuori, sapete, Dio mi ha sempre protetto in un modo soprannaturale. Quindi per me la volontà di Dio non è un optional. Non è qualcosa che si discute a tavolino. È qualcosa che viene dal cielo. Scriva Dio, È qualcosa che Dio rivela. Cioè non è che ci mettiamo lì a discutere come possiamo fare questa e quest'altra cosa. Cioè noi ci andiamo a mettere lì che il ginocchio in terra e chiedere a Dio quello che vuole fare. Dobbiamo chiedere allo Spirito Santo come si vuole muovere. Quindi per me non è un optional, ma è una necessità. Come lo stato per Gesù, Gesù, la volontà del Padre non è stata un optional. C'è qualcosa che poteva o non poteva, ma era una necessità. Per me è una necessità. Fare la volontà di Dio è una necessità. Quindi non c'è più cosa meravigliosa che iniziare il 2019 con che cosa? La dichiarazione di dire io in quest'anno compirò, mi preparerò, adempirò la volontà di Dio per la mia vita. Amen. Questo è il motivo per il quale sto insegnando, vi sto trasferendo questo. Perché? Perché c'è un'accelerazione nella preghiera. Quando c'è questa accelerazione? Cioè significa che le risposte alle nostre preghiere... Non tarderanno. A volte noi abbiamo pregato e stiamo ancora aspettando risposte. Ma quando c'è un'accelerazione alle nostre preghiere, quando le nostre preghiere sono allineate, dillo allineate, dillo allineate con la volontà di Dio, allora c'è accelerazione. Non sono i tuoi desideri, non sono i tuoi pensieri, è la sua volontà. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Sottometterci alla sua volontà. Ma tra un minuto vi parlerò dell'importanza delle decisioni della volontà. Ma prima di questo voglio mostrarvi quattro cose che ci allineano con la volontà di Dio nella nostra vita. Quattro cose che ci allineano con il cielo. La prima cosa che ti allinea con la volontà di Dio, sapete qual è? Molto semplice, la devi conoscere. Se non conosci la volontà di Dio non puoi nemmeno compierla. Amen. Come fai a compiere la volontà di qualcuno che non conosci? E il primo passaggio è il conoscere, dillo, conoscerla. Il secondo è accettarla, accettarla nella propria vita. Quindi il primo passo, conoscerla non è sufficiente, non è tutto. Poi c'è l'accettazione, è che tu quella volontà la fai tua e dici sì Signore, quindi significa che tu rinunci a una volontà, la tua, degli uomini e fai quella di Dio. Tu rinunci a una volontà per fare la sua volontà. Amen. Ora cosa succede quando gli sottomettiamo la nostra volontà a Lui? Lui ci rivela la sua. Noi sottomettiamo la nostra e Lui ci fa conoscere la sua. Dillo, quando io sottometto la mia, Lui mi rivela la sua. Quindi la prima cosa è conoscerla. La seconda cosa è accettarla. La terza cosa è fare la volontà di Dio. Quando fai la volontà di Dio, sapete che succede? Diventi una stessa cosa con Dio. Amen. Sapete per Gesù cos'era fare la volontà del Padre? Era il suo cibo, era il suo ragù. Mamma mia, era la pastiera sua. Che dolce, che, che cibo ti piace? Quello era per Gesù. Cosa dice Giovanni 4:44? Gesù disse loro, il mio cibo. Sapete, noi pensiamo sempre a mangiare. È vero, a mattina ci 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 danno e che a abbiamo mangiate. Dobbiamo fare colazione. Poi pensiamo al pranzo. Dobbiamo pranzare. Quindi che cucino oggi? E le mogli chiedono al marito cosa vuoi mangiare oggi. Quindi pensiamo sempre a mangiare la sera, una volta pensiamo a una volta a mangiare. Quindi il mangiare è un elemento molto importante presente nella nostra vita. Ora Gesù diceva quelle parole, il mio cibo. Cioè io ho sempre pensiero su come fare la volontà di mio Padre e fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere l'opera sua. Io sono sazio quando faccio la sua volontà. Dillo, io voglio essere sazio quando faccio la sua volontà. Ora in questo periodo, questi dieci giorni, abbiamo messo un'astinenza da un pasto principale, quindi o il pranzo o la cena. Ma quando tu decidi di non pranzare o di non cenare, non perdere tempo sui social, non perdere tempo in altre cose. Mettiti a cercare la volontà di Dio e devi dire papà. Se per Gesù ha detto che la tua volontà era il suo cibo, per me deve essere la stessa cosa. Lui è il mio esempio. Quindi giovani, cercate la volontà di Dio. Non è che non fate, non mangiate e vi mettete a perdere tempo, cercatelo. Bramate la sua presenza. Amen. Perché per farla bisogna sapere qual è la volontà di Dio. E Gesù disse diceva che cosa? Il mio cibo è fare la volontà di mio padre di colui che mi ha mandato e la quarta cosa devi muoverti vedete la conosci l'accetti la fai e poi incomincia a muoverti cosa significa che dovunque ti trovi quando Gesù andava in giro sapete lui non pregava per i malati ma lui operava guarigioni, perché lui sapeva quella che era la volontà del Padre. E dovunque lui si trovava, operava soprannaturale, operava in un livello soprannaturale. Amen. Quindi Gesù non pregava per i malati perché lui era al centro della volontà di Dio, conosceva la volontà di Dio faceva la volontà di Dio, perciò quando lui guariva non pregava ma si muoveva nella sua volontà, dicendo che cosa mi avete afferrato? Questa è la sua volontà, io mi muovo nella sua volontà. Questo è quello che noi dobbiamo fare, cari. Quattro cose che ci permettono di fare che cosa? Di allinearci con il cielo. E ci permettono di ricevere risposte immediate, dillo risposte immediate alle nostre preghiere. Quindi per iniziare un nuovo tempo, un nuovo ciclo, come lo possiamo iniziare cari? Nel modo migliore qual è? Nel decidere di fare la sua volontà, non la mia volontà. Ma la sua volontà sia fatta. Amen. Quindi, la volontà di Dio è l'intenzione di Dio per la nostra vita. Dio sta pensando il meglio per te, lo sai? E sai qual è il meglio per te? È la sua volontà. Dillo alla persona accanto a te: il meglio che Dio, sta pensando per te è la sua volontà. Amen. La volontà di Dio è la motivazione. Cosa ti motiva? Da che cosa sei mosso quando fai decisioni e scelte nella tua vita? Dai tuoi pensieri o dalla volontà di Dio? Sapete, a volte noi arriviamo a delle conclusioni, ma per nostra volontà. Non perché abbiamo cercato la volontà di Dio. Come vi ho detto l'altro giorno, quando state al culto, ricordatevi dove state in un simulatore di aereo. Amen. Quando stai in questo simulatore, le tempeste sono finte. Cioè se per caso ti chiappano un po' l'annanza, ci vai e non fai niente. Però quando esci fuori al simulatore e vai su un aereo vero e proprio, cioè la vita di tutti i giorni, lì hai bisogno di fare delle scelte e delle decisioni. Amen. Perciò la volontà di Dio è l'intenzione di Dio per la mia vita. Perciò la volontà di Dio è la motivazione della mia vita. Quello che mi spinge, quello che mi motiva, quello che mi fa muovere. Amen. Questo era quello che Gesù faceva. Gesù era motivato dalla volontà del Padre. Ora non vedere Gesù troppo lontano da te. La Bibbia lo dice, dice che lui è il nostro fratello maggiore che noi dobbiamo imitarlo. Amen. Lui possiamo imitare tutto. Degli uomini non possiamo imitare tutto. Possiamo imitare la loro fede, come la Bibbia ci insegna, ma di Gesù possiamo imitare tutto. Lui è il nostro esempio, è il nostro fratello maggiore. Amen. E quindi come conoscere? Come faccio a conoscere la volontà di Dio nella mia vita? Molte persone si fanno delle domande. Come faccio a conoscere qual è la volontà di Dio? Qual è la volontà di Dio in questa situazione che io sto vivendo? Qual è la volontà di Dio nelle mie relazioni? Sapete, ci sono relazioni che Dio ti sta dicendo perché non sono fruttifere. Alcune amicizie che ci sono nella tua vita non portano frutto. Ricordatevi, ogni amicizia che nasce da Dio ti avvicina a Dio. Ogni amicizia che non nasce da Dio ti allontana da Dio e se un'amicizia ti allontana da Dio, fuitenna, scappa, non è un beneficio spirituale per la tua vita. Amen. Anche i ragazzi, io dico sempre una cosa: vuoi sapere se è la volontà di Dio, quella ragazza o quel ragazzo che stai pregando, come puoi fare? Ti sta avvicinando a Dio? Se non ti avvicina a Dio, Guarda, frate, sorella, lo a mano. Ognuno se ne sta a fare i suoi. Perché quello che ti avvicina a Dio è da Dio. Amen. Ci sono relazioni che tu devi staccare, che tu devi tagliare. Perché queste relazioni che tu hai nella tua vita con determinate persone non stanno portando frutto, non ti stanno facendo progredire. è bisogno di staccarle. Perciò un giorno Dio disse ad Abramo: Lascia la tua casa, la casa di tuo padre, il tuo parentato. Quando lui decise di farlo, Dio gli mostrò quella che era la sua volontà. Però fece una cosa, sempre un interdetto: si portò il nipote appresso. Eh caro mio, lotta, è diventata una lotta, fino al punto che hanno litigato. I, i pastori di Abramo e i pastori di Lot su un determinato posto fateci caso se voi leggete nel Genesi trovate la storia di Abramo i passaggi che Abramo ha fatto quando Abramo si è portato Lot appresso non è stato obbediente a tutto quello che Dio gli aveva detto quando venne la carestia nel paese dove andò sapete cosa fece? scese in Egitto ma quella non era la soluzione di Dio, cioè andò nel mondo. Ma quella non era la soluzione di Dio. Quando andò in Egitto, incominciò a dire a sua moglie Sara, che aveva 65-70 anni. Ma dice la Bibbia che era una bella donna. Dice, appena che il faraone la vede, se ne innamora. Quindi dice che si sorma, non dice che si muoiema. Perché questo pur di averti mi uccide. Soluzione umane. E da che cosa? Dall'Egitto a chi si portò dietro? Agar. E là sono iniziati tutti i problemi fino ad oggi, con Israele. Ma quando successe il litigio successivamente, quando si separarono poi Lot, Dio disse, Abramo disse ok Lot decidi se tu vai verso la montagna io vado verso la pianura, se tu vai verso la pianura io vado verso la montagna. E Lot vide la pianura, dice, eh, eh, caro mio, che <ride> che rispetto dello zio che ha avuto, eh? e se n'è andato verso la pianura. E Lot, Abramo disse, ok, non è un problema, la mia provvidenza non è la pianura, è Dio, quello che mi arricchisce è l'Eterno. Io lo onoro e lui mi onora, amen. Sapete che è successo? Subito dopo Dio gli riparlò di nuovo, ma in tutto quel tempo Dio non gli ha più parlato perché ci aveva una disubbidienza Dio vuole portarti al centro della sua volontà. Dillo, Dio vuole portarmi al centro della sua volontà. Dio sta parlando a qualcuno, devi aggiustare le relazioni, ci sono relazioni nella tua vita che non sono fruttuose. E non parla quella tra te e tuo marito. La e wagió, lei ha gna. La ne gaña muller, ne gañó marito, lei ha gna tu. E gaña capa. Dillo, devi cambiare testa. Amen. Poi, quale sarà la volontà di Dio per la mia città? Qual è la volontà di Dio per Napoli? Qual è la volontà di Dio per la mia nazione? Qual è la volontà di Dio per il mio lavoro? Perché Dio mi ha messo in quel posto? Sapete, noi lo prendiamo soltanto come un fatto che per guadagnare soldi, ma se tu credi che Dio sta guidando la tua vita... Dio ti ha messo lì per un motivo, hai bisogno di saperlo. Ci sono persone lì che devono essere evangelizzate e sicuramente se tu non lo stai facendo, non stai ubbidendo a quello che Dio ti sta dicendo di fare. Qual è la volontà di Dio per i miei studi? Ora, quello che bisogna sapere è qual è, che cos'è. Perché c'è una volontà di Dio rivelata. Sapete dove è rivelata? Nella parola. Su certe cose non devi pregare, devi solo agire. Amen. E c'è una volontà di Dio non rivelata, quella dell'ora. Il rema che lo Spirito Santo ti vuole dare giorno dopo giorno. Amen. Quindi cercheremo poi di potervi dare alcune indicazioni al riguardo, non so se ci riesco stasera, ma è impossibile che Dio ci riveli la sua volontà se noi non gli sottomettiamo la nostra. Prima di saperla, quello che Dio è la sua volontà per te, hai bisogno di sottomettere la tua. Perché? Perché la volontà è una scelta per azionarsi. La tua volontà è una scelta che tu fai e quando incominci a decidere tu incominci ad azionarti. Mi avete compreso? È una decisione che produce delle azioni la tua volontà. Perciò voglio parlarvi della potenza delle decisioni. Quanto sono importanti le decisioni? La forza dell'uomo è nella sua volontà. La tua forza è nella tua volontà. La forza di un uomo è nella forza del suo carattere. La volontà di un uomo è nella forza del suo carattere. Sapete, nessun uomo nella Bibbia, nessuna donna era debole. Ma tutti avevano una volontà forte. Sapevano quello che volevano fare. Sapevano dove volevano arrivare e cosa volevano fare nella loro vita. Ora ci sono persone che fa facilmente si lasciano ingannare, persuadere. Perché? Perché la loro volontà è molto debole. Perciò c'è bisogno di comprendere questa realtà. La tua volontà è molto importante. Tu sei il risultato delle tue scelte e le tue scelte sono in accordo alla tua volontà. Ma ci arriveremo tra un minuto, cari. Se vuoi essere un uomo o una donna di Dio, quanti volete esserlo? Devi essere molto deciso nelle cose di Dio. Non puoi essere molle. essere dubbioso, sì, no, forse, devi essere molto deciso, dillo, devi essere molto deciso, amen, nelle cose che Dio ti dice di fare, ci devi credere fino in fondo, devi ragionare in questo modo, oppure a, a rischio della mia vita, io ci credo. Costi, dillo, scrivilo, scrivilo. Costi quel che costi. Io farò la volontà di Dio. Qualsiasi cosa Dio mi chiederà di fare, io la farò. Ti costerà, ma ti ricompenserà. A Gesù gli è costato quando lui ha pregato nel Getsemani e stava sudando come grumoli di sangue, con il suo sudore diventavano grumoli di sangue perché la pressione era così forte, si stava caricando del peccato dell'umanità in quel momento e lui è arrivato al punto di dire, Padre, se è possibile allontana, ma non come io voglio, ma come tu vuoi, non la mia volontà. Ma la tua volontà sia fatta, sapete. Si sentiva di morire nel Gettosemani. Ma gli disse: Io non posso morire qui. Io devo morire sulla croce. Io devo pagare il prezzo sulla croce. Perché quella è la tua volontà, Padre. Amen. Lui ha sottomesso la sua volontà eppure era Gesù. Secondo voi, Gesù aveva una santa volontà? Era Gesù. Eppure ha detto: Non la mia, ma la tua. Quello che noi dovremmo dire ogni giorno: Non la mia, ma la tua. Ma è sufficiente la tua volontà per fare tutto? Cari, non è sufficiente. Perché non è sufficiente? Perché la devi arrendere a Dio. Tu devi arrendere la tua volontà a Dio. Quindi la tua volontà deve essere allineata: dillo allineata, perfettamente con la volontà di Dio. Le tue decisioni sono la potenza delle tue scelte, e le tua, la tua vita è fatta di scelte. Ci hai fatto caso? Ogni giorno noi facciamo scelte. Noi facciamo scelte se riempire la nostra atmosfera di mormorio e di critica e di lamentela, e la roppa lambe tuona, boom 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 boom. boom. nera. Dice: Ma perché l'ucella è nera? Perché tu così l'ha riempito. La vita è fatta di scelte: oppure riempirlo di lode, adorazione. Anima mia, benedici l'Eterno. Tutto quello che in me benedica è il suo santo nome. Amen. Sapete, chi fa questo non è un, un illuso, è uno che sta credendo in quello che Dio ha detto nella Sua parola. Vuole riempire la sua atmosfera di lode. Di adorazione, di ringraziamento, di preghiera, Amen. Chi non riempie la sua atmosfera di lode, ringraziamento, preghiera e così via, sta fallendo la sua vita spirituale. Sta mancando il bersaglio nella sua vita. Lo voglio ripetere: le tue decisioni sono la potenza delle tue scelte e la tua vita è fatta di scelte. Cari, anche quando non scegli, ci faccio una cosa, non scegli, anche quando non scegli, stai scegliendo, stai scegliendo di non scegliere. Scegli sempre, ci sei? Quello che vive oggi, quello che vivi oggi, forse non ti piace quello che stai vivendo oggi, forse avresti voluto avere molto di più. Se non ti piace ammettilo, ma quello che stai vivendo oggi non è altro che il risultato delle scelte che hai fatto ieri. Non ti illudere, a cui si è. Non vi ingannate, Galati sei. Quello, diceva Paolo, quello che semini pure quello raccogli. Noi cosa facciamo? Ci autocommiseriamo. Ma succedono tutto quanto a me. Misero me, poveraccio me, marca ma per propria. <ride> Dice, ma fate ben ricere, tra virgolette, poi mette giù Non Tu mi fate continuare a me. Dice, ma insomma, perché noi ci piace autocommiserarci. Misero me, povero me, ce l'hanno tutti con me, sono la vittima. <ride> Signore, questo mondo di cattivi, 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 cattivi. Ma tu sei il risultato delle tue scelte. Quello che tu hai deciso è quello che tu stai prendendo oggi. Esci fuori dal vittimismo. Amen. Quello che semini, quello raccogli. Se stai raccogliendo male, lieve da maschera e dillo chiaramente: Gesù è malamente. La Bibbia non si può ingannare, ma per fare un atto di coscienza, prendere consapevolezza e poi dire ok io da adesso nel 2019 non seminerò più male io inizierò a seminare bene Amen Sapete qual è la malamentela da maggior parte dei cristiani? In questa chiesa nessuno mi ama. Non c'è amore. Ma perché l'hai posata? Quello che hai seminato, quello stai raccogliendo. Lo voglio ripetere, quello che vivi oggi forse non ti piace, ammettilo, ma quello che stai vivendo non sono altro che la decisione che hai fatto nel tuo passato, le scelte che hai fatto. Perché ti sto dicendo questo? Ascoltami, perché Dio non può cambiare le decisioni che tu hai fatto. Dio non ha potuto cambiare la decisione di Adamo quando ha peccato. Adamo con la decisione di peccare sa di tutte le conseguenze del peccato. Dio con i suoi atti redime i fatti della nostra vita. Cari, ma se ho fatto una scelta sbagliata io quella situazione me la ritroverò davanti per tutto il resto della mia vita se ho deciso di fare adulterio e mi trovo un figlio non è che io me caic sngoppio o cancella è stata una scelta sbagliata che io ce l'avrò sempre presente e me la porterò sempre dietro ma quello non è altro che il risultato di una scelta è di una decisione sbagliata, perché Dio non può cambiare le cose dopo che hai fatto delle decisioni, perché tu hai fatto delle decisioni, perché ogni nostra decisione, ricordalo, ha delle conseguenze, buone o cattive che siano. Amen. Quali sono? Cielo o inferno? Benedizione? o maledizione, prosperità o povertà, vita o morte, sono la conseguenza delle mie decisioni. In questo nuovo anno io farò sante decisioni. Sapete perché? Perché io sottometterò la mia volontà alla sua volontà e mi lascerò guidare della sua volontà. Molti malati restano malati perché un giorno hanno deciso, sapete, di fare che cosa? Di non credere nella guarigione. Molti guariti, vengono guariti, molti malati vengono guariti perché un giorno hanno deciso di credere nel loro miracolo. Molti poveri restano poveri perché hanno deciso di credere nella povertà. Ma molti ricchi poveri diventano prosperi perché hanno deciso di credere che Dio li fa abbondare. Amen. Dillo, io sono il risultato delle mie decisioni. Tu vivi o muori per mezzo delle tue decisioni. Tu vivi o muori per mezzo delle tue decisioni. Per questo motivo è importante unire la nostra volontà con la sua volontà. Dillo per me c'è un'urgenza. Unire, unificare la mia volontà alla sua volontà. Rafforza le tue azioni con delle sante decisioni. Amen. Quindi rinforza il tuo 2019 con azioni e con decisioni sante. Amen. Decidi di essere guarito. Mi sembra strano? Ma così è. Perché tu decidi di credere in quello che Dio ha detto. Tu decidi di credere che per le sue dividure tu non sei, non verrai, ma sei stato. Decidi di essere guarito. Sei tu che lo decidi di essere guarito. Sei tu che decidi di essere prospero. Sei tu che decidi di perdere peso. Sei tu che lo decidi. Amen. Quindi fai delle azioni perché le decisioni hanno sempre a che fare, hanno sempre delle conseguenze. Ogni decisione che fai. Ha sempre le sue conseguenze. Quando fai una decisione ricorda, questa decisione deve essere sempre nella volontà di Dio. Hai bisogno di consultarti con papà e dire: Papà, io non deciderò nulla secondo la mia volontà. A volte tu vorresti scappare da certe cose. È come se per dire tu stai scappando dalla volontà di Dio. E quando scappi da quella volontà di Dio tu non sai quello che ti succede. Perché noi viviamo stando al centro della sua volontà, cari. Amen. Quando fai una decisione, questa decisione deve essere sempre nella volontà di Dio, perché ci saranno sempre delle conseguenze di qualsiasi decisione che tu fai, avrai sempre le conseguenze. Perciò devi decidere, Signore, secondo la tua volontà. Amen. Paolo e Sila nel carcere decisero di fare la volontà di Dio. Furono bu bu buscarono, presero mazzate, però stavano facendo la volontà di Dio. Non sempre la volontà di Dio è quello che piace alla tua carne. È quello che piace a te, ma è il meglio di Dio per te. Ti puoi trovare in carcere per causa che decidi di fare la volontà di Dio, come successe a Paolo e a Sila, nella stessa maniera, quando tu vuoi mantenere i valori cristiani. Ci sono stati posti nella, nella, in... in in Inghilterra è stato arrestato un predicatore perché predicava la verità della parola di Dio ed è stato arrestato. Dire la verità ti costa, ma è una tua decisione ed è una tua scelta. Quindi la potenza è all'interno di una decisione. All'interno di una decisione c'è potenza. Devi fare delle decisioni perché non, deci non decidere che cos'è è già aver preso una decisione. Quindi decidi oggi di essere guarito, decidi oggi di essere prospero, decidi oggi di salire di livello. Decidi oggi di cambiare vita. Dice, Ma, sto, mamma mia, sto Ma nel nome di Gesù, cari, quando si riempie l'atmosfera, Paolo e Sila nel carcere, non solo tutti e due furono liberati, tutti i prigionieri furono liberati. Amen. Questo è il livello della Chiesa dove deve salire, perché in questo anno le tue catene si spezzeranno, le porte della tua prigione saranno aperte. Nel nome di Gesù. Decidi oggi di cambiare vita. Devi decidere oggi di obbedire Dio. Devi dire: Signore, a costo di ogni costo io ti obbedirò. Decidi oggi di fare la Sua volontà e non la tua volontà. Perché Dio ti dice: Se decidi di fare la mia volontà, sarai prospero. Sarei guarito, sarei benedetto. Amen. La potenza si trova in una decisione di arrendere la propria vita a Dio e dire, Signore, non la mia. Io prendo la mia volontà e decido di sottometterla alla tua volontà. Perché la tua volontà è il meglio per la mia vita. La fede ti porta a fare decisioni. Perché ti sto dicendo questo? Perché devi decidere di essere una stessa cosa con la volontà di Dio. Amen.